Cari amici di pomeriggio, eccoci tornati a un altro weekly, il nostro calendario degli spettacoli in programma questa settimana sino a venerdì 16 qui nei nostri bellissimi teatri in Abruzzo. E allora partiamo immediatamente con la prima proposta, è quella di un bellissimo concerto che si terrà sabato 10 febbraio alle ore 18 all'Aquila, ridotto del Teatro Comunale, e anche domenica 11 febbraio alle ore 17 ad Atri al Teatro Comunale. Si tratta di un concerto proposto dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese nelle stagioni che cura in questi meravigliosi teatri, le stagioni musicali che cura in questi meravigliosi teatri, il concerto Haydn di Corte e di Londra. In scena a suonare le meravigliose arie di Haydn sarà l'orchestra chiaramente sinfonica abruzzese diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, accanto a lui il violoncellista Gabriele Gemignani, primo violoncello dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. Quindi ripetiamo quando e dove: sabato 10 febbraio alle 18 all'Aquila ridotto del Teatro Comunale, domenica 11 alle ore 17 al Teatro Comunale di Atri. Andiamo avanti con il prossimo spettacolo, sempre sabato 10 febbraio, da Vezzano al Teatro De Marzi alle ore 21, lo spettacolo di prosa, quindi nella stagione di prosa del Teatro De Marzi di Cesc Gay, regia di Antonio Zavatteri, Vicini di casa. In scena la bravissima Amanda Sandrelli insieme a Gigio Alberto, Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. È un viaggio tra ipocrisie e falsi pudori di una coppia stanca che vengono ravvivati scossi dall'arrivo di una giovane coppia molto vivace dei vicini di casa. Andiamo a vedere questa spassosa commedia Vicini di casa con Amanda Sandrelli, sabato 10 febbraio alle ore 21 al Teatro De Marzi di Avezzano. Sempre sabato 10 febbraio a Prato La Peligna al Teatro Comunale alle ore 17:45 in scena Edoardo Oliva, che cura anche la regia del suo Caprò di Vincenzo Mambello, uno spettacolo diciamo intramontabile, un iconico spettacolo di Edoardo Oliva e Vincenzo Mambella, ispirato alla vicenda del naufragio della nave Utopia nel 1891. In quel naufragio morirono quasi 600 persone. Di queste 614 erano abruzzesi di Fraine. Ecco la storia di Caprò, un anonimo contadino, insomma il suo monologo importante, tante le repliche di questo spettacolo. E la prossima è, lo ripetiamo, a Prato La Peligna il 10 febbraio alle ore 17:45 al Teatro Comunale. Sempre sabato 10 febbraio, questa volta però a Pescara, l'Auditorium Flaiano, la Pastorale e Leonor. Si tratta di un concerto proposto dall'Orchestra da Camera di Pescara Colibri Ensemble, suona chiaramente la Colibri Ensemble, questa Pastorale Leonor, l'ouverture di Leonor e la Sinfonia numero 6, opera 78, appunto detta la Pastorale di Beethoven. Sabato 10 febbraio alle 19 a Pescara all'Auditorium Flaiano. Ora ci fermiamo, siamo più o meno a metà del nostro weekly, come sempre diamo la parola alla regia per i suoi preziosi consigli. Il cielo è carico di nuvoloni. Fu
tonini e tuoni fremon lassù. La chioccia vigile chiama i pulcini, qua piccolini, vi coprirò. Ed essi corrono, c'è il temporale, ma sotto l'ali non treman più. Piove, la tenera chioccia si bagna, ma non si lagna, e ferma sta. Eccoci bentornati, cari telespettatori, e proseguiamo subito con il nostro weekly. Andiamo dritti dritti a domenica 11 febbraio alle ore 18 all'Aquila, al Teatro Z, in località Monticchio, insomma un classico, ma diciamo in una versione niente affatto classica. Anna Karenina di Tolstoi, adattato, rivisto, rielaborato, riscritto da Emilio e Elisa Celata e Sandro Nardi, in scena e proprio Emilio Celata, che è Anna Karenina, ma anche tutti i personaggi che ruotano attorno a questa protagonista, insomma, dal grande fascino e dalla grande personalità. Pochi sono gli oggetti di scena che però si trasformano e trasformano questo personaggio in un carosello di personaggi importanti, e così come viene trasformato l'ambiente da quelle poche cose e dalle luci. Una rivisitazione, un racconto tutto nuovo comunque per Anna Karenina, domenica 11 febbraio alle ore 18 all'Aquila, al Teatro Z. Passiamo a giovedì 15 e venerdì 26 febbraio alle 20:45, il Teatro Tosti nella sua stagione teatrale a Ortona ci propone Le Verdi Colline d'Africa con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi. Ecco, è proprio un tributo di Sabina Guzzanti al testo Insulti al pubblico dello scrittore austriaco Peter Handke. E un testo che non narra, uno spettacolo che non racconta nulla, ma è trascinato e sorretto dall'incredibile abilità di questa grande donna di spettacolo, che grazie al suo carisma, alle sue capacità dialettiche e a questo testo veramente innovativo e veramente audace, riesce anche a coinvolgere il pubblico in una sorta di pantomima che vedremo a Ortona, al Teatro Tosti, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio alle ore 20:45. Ancora giovedì 15 e venerdì 16 febbraio all'Aquila, al ridotto del Teatro Comunale, La Pazzia di Orlando. Ecco, giovedì 15 febbraio sarà alle ore 21, mentre il 16 alle ore 17:30 e poi ancora in replica alle ore 21. È liberamente ispirato al testo di Ariosto, L'Orlando Furioso, e anche agli scritti di Italo Calvino. In scena Viola Graziosi e Graziano Piazza, quest'ultimo cura anche drammaturgia e regia di questo spettacolo, mentre le musiche sono di Patrizio Maria D'Artista, che abbiamo avuto più volte ospite dei nostri incontri con il direttore. Orlando perde il senno e lo perde sulla luna, che è il luogo dove tutte le cose che si perdono sulla terra finiscono. E allora cosa succederà a questo Orlando che vaga in un ambiente lunare alla ricerca del suo senno? Lo spettacolo è tutto da scoprire. La Pazzia di Orlando, giovedì 15 e venerdì 16 all'Aquila, al ridotto del Teatro Comunale.
Andiamo avanti, sempre venerdì 16 febbraio alle ore 21, questa volta Orsogna al Teatro Comunale De Nardis. Abbiamo Dante e Andrea per la regia di Giuseppe Di Simone. In scena c'è anche, che è anche in scena, Giuseppe Di Simone insieme a Gianni Nespoli e Pietro Cerritelli. E la storia narra la storia di due scrittori squattrinati, due ragazzi che nel loro appartamento gestiscono una rivista e insomma con grandi difficoltà, problemi proprio economici a far quadrare i conti. E cosa succederà quando arriverà una terza persona che è tra l'altro una ragazza? Quindi andremo a scoprirlo proprio venerdì 16 febbraio alle 21 a Orsogna al Teatro Comunale De Nardis, questa una graziosa e scoppiettante commedia. Venerdì, sempre venerdì 16 febbraio, ed è, cari amici, l'ultima scheda di questo weekly che ci porterà appunto fino a venerdì prossimo ad Avezzano al Teatro De Marsi alle ore 21, Francesco Baccini in concerto. Questo proprio un concerto di un cantautore tra i più amati in Italia, si chiama Archi e Frecce, proprio Francesco Baccini ripercorre, anzi rivisita quelli che sono i suoi più grandi successi in 30 anni di carriera in chiave cameristica, e quindi si fa aiutare dagli archi dell'alter ego String Quartet. Insomma, un concerto tutto nuovo per delle canzoni che però sono quelle di sempre. Venerdì 16 febbraio ad Avezzano al Teatro De Marzi alle ore 21, Francesco Baccini in concerto. Cari amici, si chiude qui il nostro consueto weekly, il calendario degli spettacoli e dei concerti della prossima settimana. Come sempre vi lascio con un consiglio, che è quello di comprare un biglietto o regalare un biglietto e andare a vedere o a sentire uno dei bellissimi spettacoli in programma. Ricordo sempre che il weekly è una selezione delle tante proposte che sono in giro per i teatri abruzzesi, quindi non certamente esaustivo. Vi auguro una buona settimana e arrivederci a venerdì prossimo.